Ciao ragazzi, stasera vedremo. Vabbè, così. Ciao ragazzi, stasera siamo qui io e Alessandro per vedere insieme un liquido che mi hanno inviato. Che si tratta del First Pick Rebrand della Supreme E. Mi è arrivato in questa forma qua, con una scatoletta di plastica, due libretti illustrativi che illustrano tutta la loro linea e il sacchettino con tanto di cartoncino, spiegazione, nicotina zero. Quindi questo non ha nicotina. Il sacchettino Molto carino. molto carino che si può benissimo riciclare per ficcarci dentro due o tre boccette per quando siete in giro, quindi ci sta. Adesso non riesco Oh, a c'ho farlo. tirato un'umiltata qua, stiamo attenti. Sono c'ho il cane. Estraggo il liquido in questa maniera, se no ci mettiamo troppo tempo. Eccola qua. Boccetta. Vetro. Da. Dovrebbe essere 10 ml, sì. Molto carina la boccetta. Vedete che questo qua non l'ho neanche aperto per non usarlo. Vedete che qua c'è la plastica. Lo apriamo adesso praticamente. Stiamo qui nella pelle. Mi è arrivato 3-4 giorni fa, ma volevo fare il video con lui, quindi non Grazie l'ho aperto. mille. Apprezzo il gesto. Lo andremo a provare sulla sua iStick, perché la mia è sottocarica, a 20 watt, sottobatti 1-2 di resistenza. Ok. Fatemela bene, mi raccomando. Salva bimbi. Questo dovrebbe essere un tabaccoso. Un Virginia con, a quanto ho capito, delle note di vaniglia. L'odore è buono. Sa un po' di tostato come quello della Benz, come lo scorpio della Benz. Allora, sembra tipo popcorn, sembra. Ricordo l'odore di popcorn. Non so se è organico questo, non penso però. Non Ah, allora però non è male, penso sia organico, però vediamo. eh. Oscio. L'odore è buono, è quel tostatino che vi avevo detto l'altra volta che a me piaceva un sacco. Pipettina, che sono sempre utili queste pipette. Ok, tobatti, 20 watt, 1-2 di resistenza. Buono. No, ci sta. Buono. È buono, è quasi come lo Scorpio della Benz, per fare un paragone. È un po' più, meno forte, però è veramente buono. Provalo. Non dovresti steccare. Sa di quel tostatino, non riesco a capire se c'è qualcosa anche di fresco in mezzo. Sì, mi sembra di sentire un po' di qualcosina di. Non Ci menta, però qualcosa sale un po' di di. fresco in gola. Sì.
Sì, lascia un po' di fresco in bocca, non riesco a capire cos'è. Perché non è niente, però senti il fresco. È un misto cremoso questo qua. Secondo me. Magari sì, c'è dentro un po' di vaniglia. Sì, poi si sente. Sente il tostato e sente anche la vaniglia. Però ti lascia anche quel sapore fresco alla fine. Non è male, è Provare buono. a ridrippare, vediamo. Direi che è buono. Sembra di quell'altro che sapeva di prosciutto. Non faccio nomi, però ce n'era uno che sapeva di prosciutto. Era svapabile proprio. Mia personale opinione, poi. Nessuno me ne voglia. Non di questa marca, eh. No, no. Non diciamo niente. Perché poi qua si usa insultare nei commenti, quindi non sia mai. Sì, è veramente molto buono. Adesso tiene sempre quella nota fresca, ma è un po' a calare. Non vorrei che magari ci fosse stato un liquido prima, e non mi ricordo neanche cosa ho messo di dentro prima. Buono, non ha molto forte di sapore, però è buono. È buono, secondo me questo qua è un liquido che ci potete No, è buono. fare un tank tranquillamente per la giornata e anche di più. Quindi questo Supreme First Pick Rebrand, secondo noi ultra promosso, almeno secondo me, e anche Promosso, promosso. secondo Sette e Ale, mezzo barra otto. ultra promosso, packaging molto semplice, ma si può rivelare utile. La boccia io ricordo sempre di riciclarle, perché almeno anche se risparmiate quei 50 centesimi di boccia fa sempre bene. E niente, per questo video è tutto, vi saluto. Ciao. Ciao ragazzi!